Abbiamo visto nella lezione scorsa il multimetro, abbiamo visto anche come il multimetro ci consente di fare delle misure di resistenza. Le misure di resistenza, per i motivi che già vi ho evidenziato la volta scorsa, sono molto diffuse in ambito industriale, perché ci consentono di misurare anche grandezze fisiche di vario genere. Quindi in questo corso, piuttosto che soffermarsi su tante altre possibili misure che ci potrebbe venire in mente di fare, andremo ad analizzare con maggiore dettaglio le misure di resistenza, perché questo ci consentirà anche di capire meglio ad esempio le misure di temperatura che andremo anche a fare in laboratorio. Come vi ho già evidenziato nella struttura stessa del multimetro, per fare una misura di resistenza di fatto io devo fare una misura di tensione e una misura di corrente. Nel multimetro, se ricordate, in realtà non misuro la corrente, la imprimo, la conosco. Dire che io faccio R uguale V diviso I, dicendo che devo misurare tensione e corrente, per me equivale a dire che devo conoscere la corrente che attraversa il resistore, conoscere la caduta di tensione ai capi del resistore. Ora, se le conosco perché le misuro, o le conosco perché le ho imposte dall'esterno, il concetto è lo stesso. Allora, vediamo adesso, viceversa, cosa succede se io non ho un ommetro, non ho un misuratore che direttamente mi fa la misura di resistenza, ma come faccio a fare una misura di resistenza misurando tensione con un voltmetro e corrente con un amperometro? Quello che andiamo a realizzare è quello che prende il nome di metodo volt-amperometrico. Misuro i volt e gli ampere, tensione e corrente, e da queste misuro la resistenza. Facciamolo qua che non mi piego così. Allora, vuol dire che io ho un resistore incognito, devo misurare tensione e corrente. Allora, abbiamo detto che per misurare corrente devo mettere un amperometro in serie al circuito, per misurare tensione devo mettere un voltmetro in parallelo al circuito. Allora, l'amperometro non mi crea problemi, nel senso che lo metto in serie. Il voltmetro, a questo punto, ho due possibili opzioni, nel senso che posso collegarlo a monte dell'amperometro, oppure a valle abortito dell'amperometro. Il concetto di monte e valle sono sempre legati al fatto che io ho sott'occhio il carico, quindi vedo le cose che partono dal generatore e vanno verso il carico, quindi se questo è l'amperometro, questo è a monte e questo è a valle. Vuol dire che o mi metto in posizione A o mi metto in posizione B. Quale delle due inserzioni è quella migliore? Allora, vediamo cosa succede se sto posizionato in A. Se sto posizionato in A, ho l'amperometro, ho il resistore e ho il voltmetro a monte. Vedete, succede che se chiamo con questa è la resistenza RX, se chiamo con I con X la corrente che interessa il resistore, I con M la corrente misurata dall'amperometro, vediamo che I con M
coincide con i con X. È quella giusta. Misuro proprio quello che devo misurare. La tensione misurata dal voltmetro, invece, non coincide con la tensione ai capi di RX. Perché? È perché l'amperometro, per quanto lo cerco di realizzare con una resistenza interna piccola, sarà certo caratterizzato da una caduta di tensione ai suoi capi, perché al suo interno è caratterizzato da una certa R con A, piccola ma sicuramente diversa da zero. Vuol dire che V con M sarà uguale a V con A più V con X, ovvero a R con A. Allora, I con M, I con X coincidono, quindi posso inserire qui quella che voglio, scriviamo RA I con X più V con X. Io voglio misurare R con X. Se vado a fare V con M sui con M, cioè il rapporto fra la tensione e la corrente misurate, non ottengo Rx. Vedete, se io faccio V con M su I con M, cosa ottengo? V con A, abbiamo detto, Ra I con X più V con X diviso I con M o I con X. RA più RX. Trovate? Quando vado a dividere questo termine mi resta R con A, quando vado a fare questo rapporto questo è proprio R con X. Sto dicendo che in questo caso la mia R con X è pari al rapporto fra la tensione I con M e I con M meno il valore di RA. Vedete, di fatto il rapporto fra la tensione e la corrente che misurate vi consente di valutare la serie tra RX e RA. Allora, il costruttore RA ve la fornisce per consentirvi di fare bene i conti. Il costruttore vi deve dare RA, ma non solo. Cosa vi deve dare anche? L'incertezza di RA. Perché se no voi sapete fare il conto, il risultato, il misurando lo calcolate e l'incertezza non siete in grado di calcolarla. Perché? Calcoliamo l'incertezza. Vedete, è un classico caso di misura indiretta. Ho calcolato la mia Rx a partire da due misure e un dato fornito al costruttore. Allora, questa è una sottrazione, una differenza fra due termini. La differenza fra due termini vuol dire che possiamo ragionare in termini di incertezze assolute. Quindi l'incertezza su Rx è pari alla radice quadrata dell'incertezza al quadrato del rapporto V con M su I con M più l'incertezza al quadrato di Ra. Dobbiamo calcolare questo rapporto, l'incertezza su questo rapporto. Quando parlo di incertezza di un rapporto, mi conviene ragionare con le incertezze relative. Calcoliamone il quadrato, perché così lo andiamo poi a mettere qui dentro. L'incertezza relativa sarà pari all'incertezza relativa su Vm al quadrato, più l'incertezza al quadrato sui con M. E per passare all'incertezza assoluta,
sapevo che dovevo farla sopra, qua sotto. Incertezza, VM, su VM, la leggete, là in fondo? Non leggete niente, vabbè. Allora, cambiamo lavagna. Incertezza su RX è radice quadrata, incertezza quadra del rapporto VM su IM, incertezza quadra di RA. Incertezza relativa di VM su IM, per passare dalle incertezze relative alle incertezze assolute moltiplico per la grandezza, siccome stiamo parlando di quadrati, moltiplico per Vm su Im al quadrato, ok? Questo è il classico errore di consumo, vedete? Cioè, quando inserite uno strumento, questo strumento deve, gioco forza, vi perturba il circuito in cui state effettuando la misura. Allora, questo è quello che succede se mi inserisco a monte. Vediamo cosa succede se mi vado a inserire con il voltmetro a valle. Quella che ho chiamato inserzione B. Qui la situazione è perfettamente duale della precedente, nel senso che adesso il voltmetro misura proprio la grandezza corretta, perché la tensione misurata coincide proprio con la caduta di tensione sulla resistenza V con X. Quello che misura un po' di più di quanto dovrebbe è l'amperometro, perché la corrente che viene misurata dall'amperometro si divide poi in due aliquote, un'aliquota I con V e un'aliquota I con X, perché per quanto la resistenza interna del voltmetro sia elevata, è elevata ma è diversa dall'essere infinita, perché se fosse infinita, se qua avessi un circuito aperto, ragazzi, non passerebbe corrente e nessuno strumento al mondo è in grado di fare una misura senza sentire nulla, solo per il solo fatto di essere messo vicino ad un circuito. Una volta un collega mi chiese se potevamo misurare la resistenza di certi avvolgimenti, loro avevano fatto dei nanomotori, dei micromotori, dice sì, allora sì, possiamo misurare resistenze, è un mestiere nostro. Dove posso far passare? Ah no, ma tu non lo puoi toccare. Di che sì, posizione. Allora, devo per forza attaccarmi da qualche parte, farci passare corrente e leggere qualcosa. Allora, corrente misurata abbiamo detto è la somma di I con V più I con X. Come posso scrivere questa corrente I con V? Come rapporto fra la tensione misurata e la resistenza offerta dal voltmetro. Vedete, una situazione perfettamente duale a quella di prima, più I con X.
Quando ho a che fare con dei paralleli, ragazzi, poi vabbè, ognuno ha le proprie tecniche per semplificarsi la vita. Io quando ho dei paralleli, piuttosto che ragionare con le resistenze, il parallelo fra due resistenze, cose facili, ma la formuletta si complica un po', ragiono con le conduttanze, cioè con uno su, in maniera tale che il parallelo fra due conduttanze è la somma delle conduttanze. Allora vuol dire che posso scrivere qui che I con M su V con M, quindi è il verso del rapporto V su I, è pari a V con M su RV più I con X diviso V con M. Quindi qui è 1 su RV, quindi è G con V, e questo è V con X su V con M, I con X su V con M è G con X. Vuol dire che la conduttanza che dovevo misurare, perché poi una volta che l'ho misurata l'inversa è quello che volevo misurare, è pari proprio a I con M su V con M meno G con V. Vedete? Situazione perfettamente fotocopia di quella di prima, con l'unica differenza che qua ho un consumo legato all'amperometro, qui l'amperometro non conta e ho un consumo legato al volmetro. Per quanto riguarda l'incertezza di misura, le formule sono perfettamente analoghe, nel senso l'incertezza G con X sarà pari alla radice quadrata, proviamo a scriverla direttamente, I con M V con M al quadrato, che moltiplica l'incertezza relativa al quadrato di V con M più l'incertezza relativa al quadrato di I con M più l'incertezza al quadrato di G con V. Tutte le volte che nelle applicazioni, in qualunque materia, vi vengono presentate due diverse soluzioni, ovviamente vi dovete sempre porre il problema, dice sì, vabbè, qual è la migliore delle due? Anzi, se poi dopo avervene raccontate due, vi dicono che una è meglio dell'altra, dice è l'altra perché me l'hai fatta vedere. Allora, nel caso nostro abbiamo delle situazioni in cui è meglio mettersi col volmetro a monte e delle situazioni in cui è meglio mettersi col volmetro a valle. Come faccio a capire in quale delle due situazioni mi trovo? Allora, il ragionamento da fare è in prima battuta sempre legato al misurando. Non dimentichiamocelo mai. È vero, noi diamo in questo corso tantissima attenzione al calcolo dell'incertezza di misura, però prima dell'incertezza di misura c'è il misurando, no? Allora, secondo voi, questo è un misurando che calcolo facendo una correzione. Questa è proprio una classica correzione. Con G con V qui e con RA in questo caso. La prima cosa che devo vedere è, nei due casi, qual è la correzione più piccola? Perché è vero che io poi calcolo l'incertezza di tutto quanto, però secondo voi, se io devo misurare un megaohm e ho una correzione di un ohm, o devo misurare 100 ohm e una correzione di 50 ohm, capisco bene che l'entità della correzione non è trascurabile. Allora, che vuol dire? Quando è che è piccola la correzione nel caso in cui ho inserito l'amperometro A in serie e il volmetro a monte? È piccola quella correzione nel caso in cui RX sia molto più grande di RA.
Perché abbiamo detto con il voltmetro a monte io faccio la misura della serie tra RX e RA e poi correggo levando RA. Questa correzione è piccola rispetto ad RX se vale questo tipo di relazione. Quindi se sto facendo una misura con in cui la mia incognita è un resistore di valore elevato, mega ohm, centinaia, migliaia di ohm, RA quanto vale? Giusto per mettere dei numeri, RA vale dell'ordine dei milliohm, diciamo che può andare dai 10 a meno 1, 10 a meno 3 ohm, proprio con amperometri vecchi, di vecchio tipo, arriviamo anche agli ohm. Ma comunque l'inserzione con il voltmetro a monte vale quando la resistenza, quando la correzione è piccola, RX è elevato. Vediamo se per caso ci va bene, l'altro caso funziona, funziona quando la resistenza è piccola. Allora, vediamo, voltmetro a valle. Vedete? A me i problemi li crea questa corrente I con V che viene derivata. Quando è che questa corrente è piccola rispetto a I con X? È quando questa resistenza R è piccola rispetto a RV. Quindi questa seconda inserzione vale, funziona bene quando RX è molto minore di RV. RV a seconda dei voltmetri parliamo di 10 alla 4, 10 alla 6 ohm. In laboratorio vedrete che con opportune impostazioni si può anche fare in maniera tale che la resistenza d'ingresso del multimetro che funzioni da del voltmetro possa essere anche un gigaohm, quindi anche 10 alla 9, quindi posso farla salire molto questa resistenza. Allora la situazione è perfetta, resistenze elevate mi metto con il voltmetro a monte, resistenze piccole mi metto con il voltmetro a valle. E nel caso in cui sto nelle zone intermedie? Perché, allora abbiamo capito, se mi danno da misurare la resistenza di un milliohm non ho problemi, mi metto sicuramente con il voltmetro a valle. Se mi danno una resistenza elevata, 10.000 ohm, mi metto sicuramente con il voltmetro a monte. E se sto nelle situazioni intermedie? Allora scatta a questo punto un ragionamento che coinvolge il calcolo e l'incertezza di misura. A parità di entità della correzione devo fare dei ragionamenti sull'incertezza di misura e scopro che l'incertezza con cui i costruttori mi forniscono RA è più elevata dell'incertezza con cui mi viene fornita la RV. Quindi vuol dire che tra l'inserzione A e l'inserzione B, a parità di tutto, metto il voltmetro a valle, faccio l'inserzione B. Vediamo di farci una ragione di questo, cioè perché poi l'incertezza serie di un amperometro è peggiore dell'incertezza con cui viene fornita la, il valore della resistenza di un voltmetro. I valori con cui sono noti i resistori dipendono, le incertezze con cui sono noti i valori dei resistori dipendono anche dalla vita che questi resistori vivono, no? Dal regime di correnti a cui sono sottoposte. Se voi un resistore lo fate attraversare da correnti significative, questo resistore si riscalderà e quindi garantire certe performance nel corso del tempo, perché a voi interessa che questo dato il costruttore ve lo dà oggi e vi vale poi nel tempo, no?
Allora, la resistenza di un amperometro vive la vita dell'amperometro, cioè viene attraversato dalla corrente che è quella che noi andiamo a misurare nel circuito. Il regime di corrente a cui è sottoposto un volmetro è le piccolissime correnti che un volmetro deriva. Quindi è un regime molto meno gravoso da un punto di vista termico. E quindi è un componente che il costruttore vi riesce a garantire con maggiore affidabilità. Poi c'è anche un discorso tecnologico, se sono dispositivi elettromeccanici e non elettronici, c'è anche una motivazione proprio tecnica del materiale con cui vengono fatti le resistenze RA e RB, ma senza entrare in questi casi. Vi resti questo risultato da tener presente. Se voi avete in un circuito una resistenza, un volmetro e un amperometro, se dovete decidere chi mettere a monte o a valle, vi fate due conti su quali siano le due correzioni e quindi scegliete sulla base delle correzioni. Se le due correzioni sono della stessa entità, vi andate a mettere sempre con il volmetro a valle. Ok. Questo metodo voltamperometrico è il metodo che io utilizzo se non ho particolari esigenze di precisione nella misura della mia resistenza. Perché vedete, non vi ho fatto nessun ragionamento su quelli che sono i possibili fenomeni parassiti. Cioè io vi ho disegnato la resistenza R e non ho detto nient'altro. Ho immaginato che tutto il valore di R stia in questo piccolo componente che vi ho dato. Ci sono viceversa dei fenomeni parassiti, alcuni ne abbiamo già accennato, di cui abbiamo già parlato la volta scorsa, di cui dobbiamo tener conto quando facciamo misure di resistenza nel caso in cui vogliamo ottenere precisioni più elevate. Allora, un primo fenomeno è quello di cui vi ho parlato la volta scorsa, resistenze di contatto e resistenze dei cavi di collegamento. Le resistenze di contatto, le resistenze dei cavi di collegamento sono comunque delle resistenze che io ho in serie alla mia resistenza. Resistenza di contatto per me è quella che nasce al momento in cui io mi collego con questo resistore. Il resistore sarà un pezzo di materiale, sarà un avvolgimento, sarà un filo. Io mi devo attaccare. Al momento in cui mi attacco, mi attaccherò con dei coccodrilli, mi attaccherò con una saldatura, mi attaccherò con un particolare tipo di connettore. In ogni caso, al momento in cui vado a unire dei fili, nasce qui una resistenza che io non conosco perché dipende da. Immaginate una saldatura, la resistenza offerta da una saldatura tra due materiali. E dipende se l'ho fatta bene, l'ho fatta male, dalla quantità di materiale che ci ho messo sopra, dalla sezione che è nata. Ricordatevi sempre che esiste una legge che ci lega il valore della resistenza, la resistività del materiale, lunghezza diviso sezione. Se per caso questa saldatura è stata fatta non particolarmente bene, il punto di contatto potrebbe essere anche un unico piccolo punto, capite bene che a questo punto la resistenza di questo contatto diventa elevata. Poi avete anche i tratti di collegamento che possono influenzare. In ogni caso, la resistenza con cui avete a che fare non è quella che si concentra nel pezzettino che voi pensavate di dover gestire e misurare. Avete anche un altro fenomeno parassita, che è legato al fatto che il mondo esterno è un mondo generalmente ad un potenziale
diverso dal potenziale di questo filo. Ed è legato, il problema è legato al fatto che, come già abbiamo accennato la volta scorsa, l'aria ci farebbe tanto piacere che fosse un isolante perfetto, ma isolante perfetto non è. Quindi, se voi avete, dire che non è isolante perfetto vuol dire che esiste. Dice, vabbè, ma il professore Betta sta facendo filosofie, che saranno 10.000 megaohm? No, è ovvio che l'aria offre una resistenza molto molto elevata, però c'è un collegamento. Questo è un potenziale, questo è un altro potenziale. Se io ho una resistenza fra due punti che hanno un diverso potenziale, ho passato i correnti. Ora, i fenomeni parassiti, ragazzi, esistono sempre. Il problema nostro è decidere quando ci danno fastidio e quando possiamo ignorarli. Ok? È solo una questione di... io, in questa trattazione che ho fatto sopra, non vi ho messo dentro un collegamento qui verso il mondo esterno con delle resistenze parassite di dispersione, si chiamano queste qui resistenze di dispersione o conduttanze di dispersione, sono delle resistenze che portano, disperdono corrente. Qui non vi ho messo, qua il volmetro si è collegato, anche qua c'è una resistenza di contatto, vedete? Cioè, non perché io non vi parlo di un fenomeno parassita vuol dire che quello improvvisamente non c'è, devo solo... Adesso insieme dobbiamo capire quando è che possiamo disinteressarci dei fenomeni parassiti e quando è che viceversa diventano rilevanti ai fini del risultato della mia misurazione. Ok? Allora, abbiamo detto che abbiamo due fenomeni. Chiamiamoli resistenze di contatto o R fili di collegamento. Sono la stessa cosa, è sempre una resistenzina che nasce in serie. R di dispersione. Allora, un primo ragionamento facciamolo tagliato con l'accetta. Secondo voi, così, di primo acchitto, quando è che mi danno, o quando è che sicuramente non ho problemi di resistenza di contatto, quando è che sicuramente non ho problemi di resistenza di dispersione? Cioè, è evidente che se ho una resistenza molto piccola, 1.000.000, avere in parallelo 10.000 ohm, mo potremmo avere tutte le nostre esigenze, ma se io ho una resistenza molto piccola, le resistenze di dispersione non mi creano problemi. Se io ho una resistenza molto elevata, avere in serie il 1.000.000 ad una resistenza di 10.000 ohm, ho detto 10.000, 10 alla 5, 1.000.000, 10 a meno 3 vuol dire che ho 8 ordini di grandezza. Allora però, ricordiamoci sempre qual è l'altro ragionamento che dobbiamo fare per ritenere se un fenomeno sia, questo è ok, cioè queste sono resistenze che non creano problemi, mentre invece sicuramente ho problemi se ho una resistenza molto piccola e se ho una resistenza molto grande. Però, come vi ho già accennato la volta scorsa e ritengo fondamentale ribadirvi oggi, il problema non è solo un problema di ordini di grandezza dei fenomeni. Nel senso che
oltre a quanto vale il fenomeno parassita rispetto alla grandezza di mio interesse, devo sempre tener conto quale sia l'incertezza con cui io voglio misurare la mia RX. Vi faccio un esempio. Ho un resistore da dover misurare da 100 ohm. Vi danno fastidio le resistenze di contatto? Allora, qualcuno dice no, qualcuno dice sì. La risposta è, ragazzi, dipende. Da che dipende? Si è sentito. Da che dipende? Se io vi dico, vedete, se uno vi dà da fare una misura e vi dice misurami soggetto, misurami sta tensione, misurami sta temperatura, poi a valle di questo corso dovrete dire con che precisione volete la misura, perché se non vi dicono con che precisione volete la misura, volete che questa misura venga effettuata, non vi hanno dato i dati minimi per risolvere il problema. Ok? Allora, sto dicendo che se io devo misurare 100 ohm con una precisione, con un'incertezza dell'1%, 1%, allora un fenomeno 10 a meno 3, un fenomeno 10 alla 12, conduttanze parassite in parallelo, 10 a meno 3 una resistenza di contatto, mi crea problemi? È all'interno di questa incertezza? No, perché 10 a meno 3 rispetto a 100 è una grandezza 10 a meno 5 volte più piccola. Quindi gioca, questo 10 a meno 3 gioca su 100.000, gioca qua, ok? Quindi gioca solo se io non volevo l'1%, ma volevo la parte per milione. Parte per milione è un altro modo di dire che io voglio una misura con una precisione di 10 a meno 6. Allora, se io ti chiedo misurami questi 100 ohm con un'incertezza di una parte per milione, allora il fenomeno parassita 10 a meno 3 diventa un fenomeno rilevante. 10 alla 12 in parallelo? Parte per milione? Vuol dire che io ho, questo è 10 al quadrato, ho 10 ordini di grandezza, no, non mi interessa. Se il fenomeno parassita non era 10 alla 12, ma era 10 alla 9, allora 10 al quadrato, 10 alla 9, sono 7 ordini di grandezza, ma forse sì, forse no, questo è 10 a meno 7. Quindi, ricapitolando, quando devo capire se un fenomeno parassita mi crea problemi, io devo capire i diversi ordini di grandezza con cui ha a che fare, ma soprattutto la precisione con cui io devo fare questa misura. Allora, capito quando è che devo pormi il problema, vediamo di capire in che modo risolvo il problema. Cioè, se mi trovo in una situazione in cui le resistenze di contatto, le resistenze dei fili di collegamento sono rilevanti, quindi vuol dire che o perché ho una resistenza piccola, oppure perché ho una resistenza un po' più grande ma molto precisa, come risolvo il problema? La risposta qua già l'abbiamo data la volta scorsa. Per risolvere tutte le situazioni in cui le resistenze di contatto dei tratti di collegamento hanno rilevanza, devo dotare il mio resistore di 4 morsetti. Devo fare una misura a 4 morsetti.
ritorniamoci. Vuol dire che io ho due morsetti che chiamo amperometrici, dove faccio entrare la corrente. Ho due morsetti che chiamerò voltmetrici, in cui misuro la tensione. Ora, che questa corrente e questa tensione li misura direttamente entrambe un unico voltmetro, un unico multimetro, come abbiamo visto la volta scorsa, è una delle possibilità. L'altra possibilità, viceversa, è che io qua metto un amperometro e qua metto un voltmetro. È la stessa cosa, Cerchiamo di capire ancora come mai queste resistenze di contatto non mi danno più fastidio. Questa è una resistenza di contatto, chiamiamola R, abbiamo chiamato le resistenze interne, R di contatto, RC, RC1, e qui sono RC con un doppio apicetto, perché qui ho fatto dei collegamenti, anche qua ho fatto dei collegamenti, quindi non è che qui non ce le ho le resistenze di contatto. Vediamo di capire perché con questo tipo di configurazione il problema l'ho risolto. Allora, disegniamo qua la situazione dove viceversa ho solo due morsetti in cui corrente e tensione sono misurate sulle stesse Allora, in questo caso la mia RX corrente e tensione insistono sui medesimi morsetti, non ho due morsetti separati, ok? Allora, in questo caso la caduta di tensione che io misuro, V, è pari a RX più resistenze di contatto per I. Quindi quando è che posso usare solo due morsetti? Quando RC è trascurabile rispetto a RX, no? Ritorniamo al caso precedente, quindi RC molto piccola rispetto a RX, dove il molto piccola è il molto piccola, come ci siamo oramai capiti, ma non ve lo ripeto ancora una volta, vuol dire piccola rispetto all'incertezza che a noi serve. Cosa succede in questo caso? La tensione V è pari a RI più R secondo C I con V. Vedete, le R primo sono in un mondo che è fuori dalla misura di tensione. Le resistenze del contatto amperometrico sono fuori dalla mia misura di tensione. Le ho scritte, ma non hanno rilevanza. Allora, in questo caso posso trascurare questo termine se I con V è piccola rispetto ad I, che è una condizione che è sempre vera. Cioè io riesco sempre a fare il voltmetro in maniera tale che assorba poca corrente. Poi sicuramente anche RC secondo sarà, può essere anche più piccola di RX, ma diventa un fatto accessorio, utile. Cioè è ovvio, non è che sto dicendo che metto le resistenze di contatto diventano improvvisamente enormi. Saranno sicuramente piccole, però se è minore o è uguale o è maggiore, a me interessa relativamente, perché ho reso questo termine trascurabile per questo motivo.
Un altro modo di disegnare questo circuito è questo qui. E disegnarlo come un doppio bipolo. L'ho solo preso e capovolto, niente di diverso. È un modo con cui vengono disegnati i doppi bipoli in elettrotecnica. Voi potete scrivere che Rx è pari a V22' diviso I con 1 nel caso in cui I con 2 sia uguale a 0. Cioè, a rigore, la Rx è sicuramente proprio pulita quella che dovete misurare se fate il rapporto fra questa caduta di tensione e questa corrente, quindi qua ci mettete il volmetro, qua ci mettete l'amperometro. L'unico limite è che questa definizione è perfettamente rigorosa nell'ipotesi in cui I con 2 sia nulla. Allora, è ovvio, I con 2 non sarà mai nulla, perché ce lo siamo detti, un po' di corrente il volmetro se lo deve prendere. Però, se I con 2, che poi è quella che abbiamo chiamato I con V, no? Se I con 2, ovvero I con V, non è 0 ma è piccola rispetto ad I, questa condizione è praticamente rispettata e quindi noi riusciamo a fare misure, quando abbiamo quattro morsetti, riusciamo a fare misure molto accurate di resistenza. Vedremo, farete misure a quattro morsetti di resistenze quando farete misure di temperatura. Perché? Perché uno dei modi di misurare temperatura è quello di usare, di sfruttare l'effetto termoresistivo. L'effetto termoresistivo è l'effetto che fa sì che una resistenza R sia pari a R0 1 più alfa delta T, per cui voi, misurando la resistenza, misurate la temperatura. Le termoresistenze sono oggetti che valgono circa 100 ohm. Le dovete misurare molto accuratamente. Perché? E perché non è che poi cambiano con la temperatura enormemente. Non è che quando riscaldate di un grado un resistore, la temperatura, la resistenza raddoppia. Questo coefficiente di temperatura, giusto per darvi un'idea, è 3.9 per 10 a meno 3 C a meno 1. Cioè ho una variazione di 4 milliohm ogni grado. Quindi vuol dire che io avrò 100 ohm, vorrò misurare i milliohm, quindi siamo proprio nelle situazioni che vi ho detto prima, 100 ohm, ma mi serve misurare il milliohm. Le resistenze di contatto avranno rilevanza, sulle misure di temperatura poi farete un paio d'ore di lezione, quindi io qua vi ho solo aperto una piccola finestra in quello che vi aspetta, giusto per farvi capire che qui stiamo parlando di considerazioni che saranno fondamentali per fare misure di temperatura. Ok? Vediamo adesso come risolvo il problema delle conduttanze di dispersione, queste resistenze strane che vanno nell'aria.
ho la mia RX, ho queste resistenze che mi collegano verso il mondo esterno, per cui quando io vado a misurare la corrente e la caduta di tensione ai capi di questo circuito, di fatto il rapporto V su I è pari a RX parallelo R parassita. Ok? Cioè, se io faccio il rapporto fra la corrente che entra qui dentro e la caduta di tensione tra questi morsetti, di fatto sto facendo la misura del parallelo fra questi oggetti. Mi trovate? Quindi, solito discorso, questo parallelo può essere irrilevante, può essere rilevante, dipende dai valori dei fenomeni e dall'incertezza. Allora, una prima cosa che devo fare quando ho il sospetto che il problema si ponga è che devo far sì che il mondo esterno non sia proprio così variabile e aleatorio come sarebbe se non faccio nulla. Sto dicendo che devo fissare il sistema intorno al mio resistore. Introduco quello che prende il nome di schermo. Quando non volete problemi, disturbi a casa, i televisori, le cose, i cavi dei televisori, come sono schermati. Cioè, tutte le volte che pensate di poter avere qualche cosa che vi disturba dall'esterno verso l'interno, viceversa, perché attenzione, io qua non è solo correnti che escono. Se la differenza di potenziale è diversa, posso avere correnti che entrano. Non ho necessariamente dispersioni verso l'esterno, potrei avere anche correnti che si buttano nel circuito. Allora, una prima operazione quindi che devo fare è dotare il mio dispositivo di un terzo morsetto, lo schermo. Quindi vedete, per le resistenze di contatto, di cose devo dotare le resistenze di 4 morsetti. Nel caso in cui ho problemi di dispersione devo creare uno schermo. Lo schermo ha l'importanza che ho messo che il mondo non dipende da se io mi avvicino o mi allontano. C'è uno schermo, è lui che vincola le cose. Però è ovvio che se questo schermo lo lascio così, senza poi fissarne il potenziale, è pure lui si mette là e balla, così come la situazione in cui non ho messo nulla. Quindi devo mettere lo schermo e lo devo portare al potenziale del circuito. Allora vediamo come mai, se io faccio questo e se vado a misurare qua la corrente e qua la tensione, come mai con una soluzione del genere io risolvo i miei problemi? Allora, cosa ho fatto? Ho messo questo mio resistore in uno scatolotto metallico. Questo scatolotto metallico l'ho collegato ad un filo e l'ho collegato ad uno dei due lati del circuito. Ok? Allora, cerchiamo di capire se ho risolto il problema o no. Allora, per capire se ho risolto o meno il problema, facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire il mio vero problema dove sta. Allora, io quando dico che la R per me è V diviso I, perché la conduttanza parassita mi dà fastidio? Allora, io voglio che il rapporto tensione su corrente sia il rapporto fra che io legga una certa corrente con l'amperometro
Poi questa corrente deve passare tutta in RX, in maniera tale che io quando vado a fare V diviso R, V diviso I, ottengo proprio R. Cosa mi crea problemi? Mi crea problemi il fatto che io la corrente la misuro e una parte di questa corrente non mi dà origine a cadute di tensione su RX, se ne esce prima. Quindi io leggo una caduta di tensione più piccola di quella che dovrei. Ragazzi, però state zitti perché allora ci stanno alcuni concetti, alcuni esercizi, alcuni strumenti. Uno guarda il multimetro, uno schema a blocchi, più o meno uno si guarda gli appunti e si capisce. Ci stanno alcuni concetti che sono un pochino più scivolosi. Ecco. Allora, questo delle conduttanze parassite perché? Perché sono correnti che vanno in aria, non vanno nei fili, non ho circuiti. È un concetto un po' più delicato, quindi aiutatemi a provare a farvelo comprendere. Allora, sto dicendo questo. Misuro una certa corrente. Questa corrente, una parte va su RX e una parte se ne va via. Vuol dire che quando vado a fare V diviso I, questa caduta di tensione non è quella legata all'intera corrente, ma è solo una parte più piccola. Vuol dire che questa caduta di tensione è più piccola di quanto dovrebbe essere e vuol dire che io misuro una RX sbagliata, una RX più piccola di quanto dovrebbe essere, perché sottostimo la tensione. Attenzione, non è neanche detto, perché vi ho detto che potrebbe capitare che la corrente non è che esce, ma entra una corrente che non ho misurato. Allora, che succede se io misuro la caduta di tensione che è dovuta in parte alla corrente che ho misurato e in parte a un'altra corrente da fuori? Che comunque sbaglio. Non sottostimo R, ma la sovrastimo. Allora, in altri termini, il mio problema è legato al fatto che la corrente che misuro sull'amperometro non è coincidente con quella che va su RX. Per cui quando vado a fare V diviso I, sbaglio. Allora, cosa succede in questo circuito? Mica non ci stanno le conduttanze parassite. Ci stanno le conduttanze parassite qua. Allora, vediamo se mi danno fastidio o no. Arriva una certa corrente e immaginiamo che la corrente se ne esce, trova una resistenza e una parte se ne esce. Sta sullo schermo. Qua può rientrare? Allora, in un tratto di collegamento può passare corrente se c'è una differenza di potenziale applicata. Allora, tra questo punto e questo punto c'è differenza di potenziale? Cioè quanto vale questa delta V? È quasi zero. Perché quasi zero? Perché questa caduta di tensione è molto piccola. Quindi una corrente che eventualmente ha deciso di andarsene può rientrare, ma rientra dopo. Non può rientrare qua. Questa corrente qui non ce l'ho. Può decidere di rientrare qua, perché qui è alla fine, l'ho collegati, è un tratto di collegamento, può sicuramente uscire. Immaginiamo una corrente che in questo circuito ha deciso di buttarsi dentro al circuito. Sta qui dentro, arrivato qua non può uscirsene perché non trova differenza di potenziale, ha generato cadute di tensione? Sì. Viene misurato all'amperometro? Sì. Tutto a posto. Allora, io devo avere coincidenza fra corrente misurata e corrente su RX. Devono essere coincidenti. Con questo circuito io rendo la corrente misurata dall'amperometro coincidente con la corrente che dà origine alla caduta di tensione su RX.
Vedete, sia in questo caso che in quest'altro, non è che io ho eliminato le resistenze di contatto. Cioè il fenomeno parassita ci sta. Non riesco io a eliminare le resistenze di contatto, ad annullare le conduttanze parassite. Io riesco solo a inventarmi un accrocco, un metodo, un qualcosa che faccia sì che il fenomeno parassita esiste, ma non mi crea problemi. Proviamo a definire in questo caso, se io chiamo 1, 2 e 3 questi morsetti, in questo caso la Rx è definita come la tensione fra 1 e 2 diviso la corrente 2 nell'ipotesi in cui V3, 2 sia uguale a 0. Ok? V3, 2 sono proprio uguali a 0? È quasi, perché ho la caduta di tensione sull'amperometro, però siccome la caduta di tensione sull'amperometro posso ritenerla piccola, ecco che anche questo problema delle conduttanze parassite spunterà quando faremo misure di temperatura. Perché anche lì, quando devo fare una misura molto accurata, dovrò dotare il mio dispositivo di uno schermo e dovrò posizionare lo schermo nel punto opportuno. Quando avete un circuito, un dispositivo con lo schermo, non potete mantenere questo schermo non vincolato a nessuno potenziale, se no il problema di fatto non l'avete risolto. Il disegno soltanto e riscriviamo il disegno. Sì, qua ho fatto una specie di battaglia navale. Allora. Allora, tu hai perso il disegno qua vicino. Figurati là sopra, i poverelli che stanno là sopra. Allora ragazzi, solo per maggiore chiarezza, ridisegniamo questo è uno scatolotto, questi sono collegamenti simbolicamente rappresentati come delle resistenze, nel senso che non è che avete una resistenza fisica, però tutte le volte che avete un passaggio di corrente in un conduttore, il passaggio di corrente in un conduttore che è anche l'aria, può essere sempre rappresentato come un filo tra cui caratterizzato una certa resistenza, ok? Quindi è una modellazione di un fenomeno fisico, non è un questa è una rappresentazione in sezione. Se voi avete un resistore avvolto da uno schermo, una volta che lo andate a tagliare avete il collegamento e poi avete lo schermo sopra e sopra. Allora, cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che io tra 1 e 2 misuro la tensione con il volmetro e il mio obiettivo è far sì che la corrente che cade, che passa in Rx,
sia proprio quella che viene misurata dall'amperometro. Allora, per farlo, io devo portare il potenziale dello schermo al potenziale dell'amperometro, perché in questo modo un'eventuale corrente di dispersione I con D, che come abbiamo detto può essere o che esce o che entra, perché dipende dal potenziale di questo circuito, non ci interessa. La cosa fondamentale è che qui I con D non può esserci. Perché non può esserci? Perché questa differenza di potenziale, questa è 0 se e solo se V3,2 è uguale a 0. V3,2 è uguale a 0? Quasi. A questo punto, questo è 1 ampere, queste sono 10 ampere, se ne vanno 10 ampere. Non mi interessa proprio, perché non li misuro. Non danno origine a caduta e non li misuro. Abbiamo dato la nostra, il nostro messaggio al mondo della rete. Forse chiudo la porta. No, perché poi qui c'è sempre un po' di rumore di fondo, ma ovviamente questa frase è caduta nel classico buco acustico. Eravamo qua a cercare di focalizzare l'attenzione sulla conduttanza di dispersione. Va bene. Allora, spero che con questa riproposizione un poco più chiara siamo riusciti a chiarire questo concetto che, vi dicevo, non è semplicissimo. Allora, io proseguirei con voi con le misure di resistenza, così chiudiamo questo aspetto delle misure di resistenza, che sono, come vi dicevo, alla base. Poniamo soltanto il problema e poi lo proseguiamo martedì. Allora, quello di cui vi voglio parlare è di un metodo di ponte di Wheaton. Un circuito che ci consente di misurare resistenze. Come vi ho detto, quando parlo di misure di resistenze sto parlando di misure di grandezze fisiche, insomma è un circuito di condizionamento che troveremo molto, che ci perseguiterà durante tutte le nostre misure di qualunque grandezza fisica andate ad affrontare. Allora, ne vediamo oggi solo l'architettura generale e poi lo approfondiamo la volta scorsa. È un circuito fatto da quattro resistori. R1, R2, RX, R, non lo so, gli appunti, come qualche volta uno li numera 1, 2, 3, 4 e poi quello in posizione 3 lo chiama X e quindi questo resta comunque R4,
qualche volta li chiama RA, RB, RC ed RX, ora non mi ricordo nei vostri appunti come evidenziato, comunque basta capirci. Allora, metto quattro resistori collegati tra loro a formare un quadrilatero. Da buon quadrilatero identifico due diagonali, una diagonale e una diagonale in cui fornisco l'alimentazione al circuito, una diagonale e una diagonale dove vado a inserire un oggetto che è uno strumento. Però mentre gli strumenti, i multimetri, la maggior parte degli strumenti che utilizzeremo sono strumenti che misurano una grandezza, questo è uno strumento che ovviamente misura una grandezza, ma non con l'obiettivo di tirarne fuori il valore, ma con l'obiettivo soltanto di dirvi quando questa grandezza è nulla. Si chiama rivelatore di zero e sente o la corrente o la tensione e vi dice quando o la corrente qui è nulla o la differenza di potenziale dei suoi capi è nulla. Capite bene che corrente nulla o caduta di potenziale dei suoi capi nulla sono la stessa cosa. Allora, cosa succede quando il rivelatore dice zero? Questa chiamiamola icon 1, questa chiamiamola icon X, questa chiamiamola icon 2 e questa chiamiamola icon 4. Allora, quando qui dice 0, allora, se dice 0 vuol dire che è nulla la differenza di potenziale dei suoi capi, vuol dire che la caduta di tensione su R1 e la caduta di tensione su Rx sono identiche. Vuol dire che posso scrivere che R1 icon 1 è uguale Rx icon X. Ma cosa succede se per caso qua dico differenza di potenziale nulla, vuol dire che qui non passa corrente? Vuol dire che quelle che ho chiamato icon 2 e icon 4 sono di fatto icon 1 ed icon X. Vuol dire che posso sicuramente scrivere che R2 I2 uguale R4 I4, ma posso anche scrivere di fatto R2 icon 1 uguale R4 icon X. Se rapporto membro a membro queste due relazioni, le correnti si semplificano ed ottengo R1 su R2 uguale Rx su R4, da cui deriva la relazione di equilibrio Rx uguale R1 su R2 per R4, che prende il nome appunto di relazione di equilibrio del ponte. Si chiama relazione di equilibrio perché è quella che ottengo quando il ponte è in equilibrio, quando lui legge 0. E come fa? Come fa a essere 0? Cioè, com'è che per caso capita che R1 su R2 per R4 è proprio uguale a Rx? Non è che capita casualmente, non è che metto 4 resistori, uno è incognito, gli altri 3 sono resistori noti, e miracolosamente questa equazione funziona. Devo avere almeno un elemento di questo ponte che è variabile, generalmente l'elemento in posizione 4, allora io vario R4 fin quando non ottengo 0. Quindi R1 e R2 sono due resistenze note, fisse, generalmente uguali. Metto un incognito, vario R4, a un certo punto vedo che quello legge 0. Quando questo oggetto legge 0, vuol dire che valgono tutte queste equazioni che ho scritto e quindi posso calcolare Rx tramite questa relazione.
quando inizio a fare la misura, il ponte è sicuramente squilibrato. Cioè, alla fine riesco a ottenere zero. Attenzione, dire che leggo zero equivale a dire che questo oggetto deve essere in grado di leggere correnti piccolissime. Uno, per, giusto per darvi un'idea, in laboratorio ne abbiamo uno che ha una sensibilità di 10 a meno 10 ampere a divisione, una costante 10 a meno 10 ampere a divisione. Vuol dire che quando lui dice 0 vuol dire che non ci stanno correnti se non più piccole di 10 a meno 10. Allora 10 a meno 6 sono i microampere, 10 a meno 9 sono i nanoampere, stiamo parlando di decimi di nanoampere, ok? Quindi 0. Però quando all'inizio RX non lo conosco, questa è una cosa che non mi è capitato ancora di segnalarvi, ma è fondamentale che quando fate delle misure, fate un corso di misure, uscite da un corso di misure, abbiate questa idea. Quando vi danno da misurare un oggetto, levatevi dalla testa che voi siate in grado di misurare un oggetto senza avere nessuna idea di quanto vale il misurando. Abbiamo visto anche banalmente, no? Nelle misure voltamperometriche abbiamo detto: mi metto a monte, mi metto a valle, a seconda che la mia resistenza è piccola e grande. Che vuol dire? Vuol dire che io più o meno non so quanto vale, ma devo sapere se quell'oggetto è 10, 100, 1000. Ok? Ciò nonostante, quando io so che questa è circa 1000 ohm, e se vi fate dei conti, immaginate che voi dite circa 1000 ohm, qua mettete 1000 e questo è 900. Se vi fate i conti di questo circuito e vi andate a vedere questo oggetto quanta corrente gli passa, scoprite che un oggetto che avrebbe una deviazione per 10 a meno 10 ampere gli passa un milliampere, cioè gli passa una cosa che è 7 ordini di grandezza più grossa. Cioè è normale che non potete proprio immaginare di usare lo stesso oggetto alla fine e all'inizio del vostro processo. Allora, come fate a evitare di rompere i rivelatori di zero? Allora, lui è dotato di una scala con cui variate la sua costante strumentale. Quindi lui parte da 10 a meno 3 ampere a divisione e poi voi tac 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 vi portate fino a 10 a meno 10. Come si fa a fare, come fa lui a avere delle scale diverse? Vabbè, avrà delle resistenze in parallelo, per cui lui all'inizio la corrente non si fa attraversare da tutta la corrente, una parte la butta fuori in maniera tale che non riesce, che non si fa attraversare dall'intera corrente. Non solo, perché questo potrebbe non bastare, l'alimentazione non viene mai fornita già al valore massimo, viene fornita tramite un circuito fatto così, un potenziometro. Vedete, quando all'inizio questo cursore sta qua, quanto vale la tensione sul ponte? Questa è la tensione sul ponte. Quant'è la tensione quando il cursore sta qua? Poi già avete spento. È la fine. Vabbè ragazzi, ci ritorniamo.